Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, che ci descriverà in breve cosa stanno facendo e che tipo di iniziativa stanno portando avanti. E Patrizio, prima di tutto ci puoi descrivere cos'è Antigone per chi non la conosce e soprattutto cosa state facendo oggi? Beh, Antigone è una storia lunga, una storia che ormai risale alla metà degli anni Ottanta. Prima eravamo una rivista, dal 1991 siamo un'associazione che io definirei politico-culturale, che si occupa di giustizia, di diritti. Noi non facciamo interventi di assistenza diretta all'interno degli istituti di pena, li monitoriamo, li osserviamo, denunciamo ciò che non è conforme alla legge, denunciamo i diritti non rispettati. E da ormai 15 anni siamo autorizzati ad entrare in tutti gli istituti di pena dal Ministero della Giustizia, una quarantina di noi divisi per regione, e volontariamente li andiamo a visitare. Poi raccontiamo quello che abbiamo visto, abbiamo un rapporto annuale. Quest'anno per esempio il rapporto si è arricchito con un web doc, insidecarcery.com. Raccontiamo con le immagini quello che abbiamo visto all'interno degli istituti di pena. Qual è l'obiettivo? Prima di tutto essere, come posso dire, trasformare il carcere in un luogo trasparente da opaco che è, e quindi diciamo affinché si superino i pregiudizi, gli stereotipi, affinché si ritorni a una concezione della pena che sia conforme al dettato costituzionale, cioè una pena che non sia irriguardosa rispetto ai diritti fondamentali e che risponda effettivamente ad una funzione di recupero sociale. Antigone è composta da operatori della giustizia. Io stesso un tempo facevo il direttore di carcere, magistrati, gente comune, professori, studenti, e diciamo abbiamo un'idea di fondo, cioè che la giustizia deve essere una giustizia mite. Non una giustizia, quando dico mite non dico una giustizia come posso dire che non giudica, ma una giustizia che, come posso dire, non sia prima di tutto selettiva, ossia clemente per alcuni e inclemente per gli altri a seconda del patrimonio che si ha a disposizione e della difesa tecnica di cui si dispone. Ma quando dico giustizia mite ricordo le parole di Beccaria, ecco, noi come se ci sentissimo, come posso dire, gli ultimi epigoni dell'illuminismo penale. Senti, oggi qui state raccogliendo delle firme per delle iniziative di legge popolare. E di cosa si tratta? Beh, diciamo, noi ormai abbiamo raccontato da alcuni anni quello che è la tragedia del sovraffollamento penitenziario italiano. Abbiamo in Italia 66.000 detenuti, i posti letto, secondo l'amministrazione penitenziaria, sarebbero 45.000 regolamentari, e quindi già 20-21.000 persone in più. Ma in realtà i posti letto regolamentari, in base alla nostra osservazione diretta, come vi dicevo, noi li andiamo a visitare le carceri, sono molti di meno, perché ci raccontano che diciamo sono 45.000, perché questa è la fotografia delle carceri così come stanno, diciamo, disegnate sui piani, diciamo sui disegni, sulle carte, ma nella concretezza ci sono reparti chiusi in tutti gli istituti perché le condizioni strutturali sono di decadenza, di profonda decadenza. Quindi ci sono almeno 10.000 posti in meno, almeno. E oggi finalmente l'amministrazione penitenziaria, dopo un nostro lungo braccio di ferro, ha ammesso, tant'è che sta facendo una ricognizione lei dei posti reali. Quindi vuol dire che non sono 20.000, ma probabilmente sono 30.000 persone che non hanno posto letto. Cosa significa? Che sono buttate per terra. Abbiamo visto per esempio a Regina Coeli, che io ricordo alle persone sempre, è a 300 metri dal Vaticano, 300 metri dal Parlamento, 300 metri dal Ministero della Giustizia, quindi un luogo che dovrebbe essere particolarmente curato. Invece è proprio il simbolo oggi dell'affollamento che lei dei diritti. Quest'inverno la gente dormiva con i materassi per terra, e i materassi, se non li avesse portati la Caritas, non c'erano. Non ci sono più luoghi di ricreazione, perché è tutto un grande mega dormitorio. Composto da chi?
da gente che in realtà abbiamo a un certo punto pensato che fosse un problema della sicurezza pubblica. Che ci siano i criminali, quello lo sappiamo in questo paese, non è che siamo un paese di mammolette. Diciamo che ci siano problemi di criminalità, lo sappiamo. Il problema è che abbiamo messo insieme e trattato anche peggio grandi questioni che la storia di questo paese degli anni 60-70 era capace di trattare diversamente, con le armi del sociale, con il welfare inclusivo, con un trattamento diciamo delle tossicodipendenze che non fosse, come posso dire, così repressivo. Invece abbiamo considerato che non dovevamo più occuparci del welfare e tutto diventava un problema penale. L'immigrazione, le droghe, diciamo la vita nei sindaci di destra e di sinistra nella metà del 2000 ci hanno detto che i lavavetri dovevano essere messi in carcere, che era un problema di sicurezza, ma quello è un altro problema, non è un problema di sicurezza, è un problema di globale, di disperazione collettiva, è un problema di aiutare le persone, ma a una madre che ha un figlio tossico, l'ultima cosa che vuole è uno Stato che non lo aiuta, vorrebbe uno Stato che lo aiuta, uno Stato complice. Ecco, di questi 66.000 detenuti, il 37% è dentro per aver violato la legge sulle droghe, il 35% è composto da immigrati, alcuni hanno commesso reati seri, ma una parte è dentro perché c'è la legge sull'immigrazione che è fortemente repressiva. Io invito tutti, i parlamentari tutti, ad andare costantemente nelle carceri, a visitare, a vedere chi ci sta. Cioè noi trattiamo ormai, come posso dire, le marginalità umane con lo strumento penitenziario. Un giro in una sezione di Rebibbia di San Vittore a Milano, della Dozza di Bologna, ci fa capire in che società viviamo, dove è un contenitore di povertà. Queste tre proposte hanno, diciamo, come posso dire, lo scopo di porre i temi al Parlamento. Bisogna raccogliere 50.000 firme perché queste tre leggi di iniziativa popolare si incardinino. Poi vedremo se mai ci sarà il rispetto della volontà popolare nel discuterle, ma questo è un altro tema, è ovviamente un altro tema. Ma il punto è dimostrare che non siamo minoranza, dimostrare che fra i giovani questi temi sono maggioranza, o comunque che bisogna insistere in un lavoro educativo e culturale. I tre temi quali sono? Uno, introduzione del delitto di tortura nel codice penale italiano. Sono 25 anni che l'Italia ha ratificato le convenzioni ONU, ma che prevedono l'obbligo di istituirlo, ma l'Italia non si è mai adeguata. E la tortura è un problema che riguarda sì le non democrazie, ma riguarda anche le democrazie. Quindi diciamo, anzi, una democrazia forte è una democrazia cosciente che il problema esiste. Una vera democrazia non ha paura di chiamare, di nominare, di parlare, di capire che i problemi sono al proprio interno. Rimuoverli e negarli è un po' come posso dire, il padre che non vuole rendersi conto che il figlio va male a scuola. Se il figlio va male a scuola si aiuta, ecco. Seconda questione, la legge sulle droghe, cambiare il paradigma, passare da un paradigma puramente proibitivo ad un paradigma che invece sia, come posso dire, di solidarietà, inclusivo, terapeutico, di non trattare allo stesso modo i consumatori di droghe leggere e i narcotrafficanti, perché un trattamento penale equiparato è un trattamento penale cieco, sciocco, stupido, perché se, e anche dal punto di vista di politica criminale è stupido, perché, questo lo possono dire anche molti magistrati, sono d'accordo con noi e molti poliziotti, se diciamo, come posso dire, un giovane consumatore, o pensiamo anche a un piccolo spacciatore, rischia 10 anni come oggi perché vende marijuana, consuma e vende, perché poi dobbiamo dirle le cose, molte volte chi consuma e vende, le figure si confondono, e rischia lo stesso, come posso dire, spacciando, facendo traffico di eroina, che lo fa guadagnare molto di più, ma dice, ma io, ma perché, se ho 20 canne rischio 10 anni e ci guadagno 50 euro, e con un chilo di cocaina
prendo 10 anni e ci guadagno 100.000 euro. Sarà ma dire. Chi lo farebbe? Ma chiunque di noi, direbbe Catalano, morto da poco, fra guadagnare molto e guadagnare poco, rischiando uguale, preferisco guadagnare molto, diciamo. E quindi dal punto di vista della politica criminale è sciocco. Ed infine, la terza proposta di legge vuole, diciamo, cercare attraverso un articolato molto complesso, quindi molto tecnico, cercare di affrontare il tema del sovraffollamento e dei diritti in carcere senza mettere mano ai bisogni di sicurezza della collettività, che vanno assolutamente rispettati, ma bisogna, diciamo, come posso dire, tener conto che la questione della sicurezza non deve essere una questione trattata come propaganda, perché è una cosa seria da lasciare ai tecnici e non da affrontare con, come posso dire, con il populismo penale che da 30 anni ha prodotto un po' questa situazione. Patrizio, ci puoi fare velocemente un flash su quella che è la situazione romana e su quello che magari il comune e la regione potrebbero fare per migliorare, insomma, la situazione? Allora, da sempre più tempo c'è anche una responsabilità di gestione diretta da parte degli enti territoriali, delle regioni, degli enti locali su questo terreno. Roma c'ha 6 carceri, quindi è una città, cioè alla fine si viaggia su quasi 4.000 persone che stanno dentro, quindi se prendiamo le 4.000 persone che più o meno stanno dentro, più quelli in esecuzione penale esterna, più quelli controllati sul territorio, inizia ad essere un numero significativo. 6 carceri dal minorile al femminile, al circondariale, Regina Celia, alle 3 Rebibbia, quindi diciamo è un polo carcerario dove, diciamo, come posso dire, abbiamo anche tante realtà diverse. Luoghi molto diversi, un po' Roma è il segno dell'Italia, cioè nel senso che andare a finire a Regina Coeli o a Rebibbia Nuovo Complesso un po' ti cambia, perché a Regina Coeli sei, è vero che sei in pieno centro e quindi forse il tuo avvocato viene più volentieri a trovarti, però sei in una condizione igienico-sanitaria terribile, terribile. A Rebibbia il tuo avvocato verrà con più fatica, farà, perché diciamo deve fare un po' di chilometri per arrivare a Rebibbia, e però dall'altro lato sei in una condizione comunque dal punto di vista proprio fisico più protetta. Dipende molto la vita penitenziaria, la qualità della vita penitenziaria anche a Roma dalla cultura democratica di chi dirige un carcere, dipende anche dai operatori penitenziari, dalla polizia, da chi è comandante di reparto, se è più anziano o più giovane. I più giovani oggi, visto che non c'è lavoro, per i laureati non ci sono altre alternative, sono laureati, ovviamente portano la loro storia anche di persone laureate all'interno del sistema, e invece i vecchi marescialli avevano ovviamente una diversa cultura, un po' più sbrigativa nella gestione della pena. E quindi Roma è una Roma articolata, c'è un minorile, diciamo, a Casal del Marmo, e c'è, come posso dire, un parco carcerario che imporrebbe alle amministrazioni locali e regionali un intervento più, diciamo, più di qualità e anche con una regia di intervento, perché a volte accade che tu finanzi un corso di pizzaiolo e non l'hai ragionato insieme al carcere, e in carcere manca il forno, quindi non si può far nulla. Ecco, su un tema in particolare oggi la regione c'ha una competenza invece importantissima, che è quella della sanità, perché con una legge del 2008 la sanità penitenziaria non spetta più all'amministrazione penitenziaria ma spetta alla regione, e quindi sono le ASL che devono curare la salute dei detenuti, e quindi è significativo, è proprio una competenza esclusiva, e questo andrebbe monitorata, aiutata, sostenuta anche a risorse zero, perché io molte volte si fa tanta enfasi sul fatto mancano i soldi, sì, però in realtà non è solo una questione di soldi, è una questione di regia, di, come posso dire, di metterci la testa, di razionalizzazione delle risorse, di motivazione del personale, di buona amministrazione, di come posso dire, anche di turnover, cioè uno che ha fatto 20 anni il medico in carcere può essere che sia in burnout e quindi ha bisogno che ci sia un turnover, che vada a respirare fuori, perché è un luogo molto faticoso, e così via. Quindi la sanità è importante, ma quello che possono fare molto la regione e il comune è anche in termini di
formazione professionale, orientamento al lavoro, investimento per creare occasioni ricreativo-culturali. Il comune è l'anagrafe, banalmente, cioè ricostruire le posizioni anagrafiche dei detenuti, aiutarli a ricostruire per esempio le tessere elettorali. Adesso si vota, per esempio. Un comune complice è un comune che mette i detenuti nelle condizioni, quelli che possono, di poter votare e quindi diciamo di avere le tessere elettorali in tempo e così via. Ecco, diciamo, significa considerare il carcere non qualcosa di rimosso e di lontano, ma che fa parte della vita comunitaria e della vita cittadina. E poi ci sono i garanti, nominati sia dal comune che dalla regione. Adesso non entro in polemica con nessuno, ne ho fatte fin troppe, ma devono essere sottratte alle logiche clientelari. Bisogna scegliere per qualità e competenza e non per appartenenza, perché questo è la mortificazione di un organismo pensato a livello ONU per tutelare i diritti umani. Ci sono indicazioni chiare da parte sovranazionale che gli organismi che tutelano i diritti umani devono essere, diciamo, funzionano solo se sono persone autorevoli e competenti, non se hanno una tessera di partito. Okay. Grazie di tutto e in bocca al lupo. Grazie.